su Radio ISAB c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. A cura della dottoressa Silvia Di Tiglio. Ragazzi, buongiorno. Trascorse le feste, quello che rimane è sicuramente qualche chilo di troppo. E allora come comportarsi in questo periodo? Sicuramente bisogna evitare diete troppo drastiche, senza un reale criterio, sostituti dei pasti e l'utilizzo di farmaci, ma scegliere un percorso che sia funzionale al nostro benessere e soprattutto durevole. Innanzitutto bisogna iniziare dal controllo dell'insulina. L'insulina è quell'ormone che viene prodotto quando mangiamo troppi carboidrati, pertanto in questo periodo è buona cosa sceglierne uno per pasto, o pasta, o riso, o pane, o patate, o frutta, e controllarne la quantità. Ricordiamoci poi del nostro fegato, che è stato fatto lavorare in questo periodo troppo e male. Vi ricordo anche che la cottura in olio caldo veloce aiuta a ripristinare una buona funzionalità epatica. Pertanto è buona cosa spadellare le verdure, spadellare la pasta, cucinare carne in olio caldo, cercando di preferire ovviamente grassi che sono preferenziali per il nostro fegato, uno in assoluto l'olio d'oliva. Poi ricordiamoci della verdura, è buona cosa aprire il pasto con una bella quota di verdura perché oltre a darci un buon senso di sazietà, aiuta a ridurre l'assorbimento dei carboidrati e soprattutto l'acqua di vegetazione che drena il nostro organismo ci regalerà anche dei polifenoli utili per ridurre l'infiammazione. Buona giornata e buon 2024 a tutti. Su Radio ISAB c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. A cura della dottoressa Silvia Di Tiglio.